Siamo qui con un simpatizzante palermitano, da dove viene? Da Treviso. Perfetto, quindi come mai è qua al ritiro del Palermo? Ah, perché è qui vicino a noi in 3 ore di macchina e poi a me piace lo sport, la Serie A, i personaggi un po' famosi, quindi ho scelto di venire qui, insomma. Che squadra tifa? Il Milan. E se Pastore dovesse andare al Milan? Beh, sarebbe un bel acquisto, però il Milan credo che sia già a posto. E che giocatore leverebbe al Palermo, oltre Pastore? Un giocatore che le piace particolarmente? Beh, Ilicic è un bel giocatore, secondo me, del Palermo. Forte, molto forte. Le chiedo innanzitutto da dove viene? Da Alessandria, Piemonte. Per venire qua quanti chilometri ha fatto? 450 circa. È la prima volta che viene al ritiro? Il ritiro sì, fortunatamente stando ad Alessandria ho la possibilità di andare a vedere le partite in trasferta un po' ovunque, Milano, Torino, Genova, però in ritiro questa è la prima volta, effettivamente. Passiamo al calcio, cosa ne pensa di Pioli? Ma Pioli secondo me è l'allenatore giusto per togliere un po' l'ombra di Dario Rossi, che è stata una persona molto, molto ben vista qui a Palermo, quindi penso che sia la persona giusta per farlo, tra virgolette, dimenticare. E se dovesse partire Pastore? Pazienza, se dobbiamo guardare i bilanci non possiamo essere noi a decidere. Comunque spero che venga rimpiazzato da qualcuno giusto. Zavi mi sembra per esempio un buon giocatore, per esempio, che possa sostituire. Siamo qui con un tifoso cileno che segue il Palermo per Mauricio Pinilla, a cui chiediamo direttamente che cosa pensa di questo Palermo. Che pensa del Palermo e del suo equipo? Mi piace Palermo perché è una squadra veloce, va in velocità, gioca in velocità e veramente sono, diciamo, vivace, giocano molto bene. Veramente una squadra che, diciamo, confortabile, che ha gente, ragazzi, che veramente si confortano bene nel campo sportivo. Conosce Pioli? Conosce Spioli, l'entrenador? Sì, lo conosci oggi, a mediodia, che fui a buscare a Pinilla, si stava in questo momento, però come lo incontré ora después, perché stava almorzando, stava comiendo, stava mangiando, no? Ora lo incontré justamente acá y lo saludé y realmente, digamos, son personas muy simpáticas dentro de toda la gente de Palermo. Me conocí al médico, al preparador físico, al fisioterapista, que son realmente simpáticos. Parliamo di futuro, di Pinilla. Hablamos del futuro, Pinilla, ¿qué piensa? ¿Que puede hacer una buena temporada aquí en Palermo? Yo pienso que sí, porque ha un buen físico, corre bastante bien, digamos, una persona muy hábil dentro de su cárcel, como lo veo yo. Veo propiamente regazos, digamos, de Palermo que son bastante hábiles para jugar al balón. Y Hernández y también los otros sudamericanos. Sí, jugadores que están jugando muy bien en este momento, porque aparte, digamos, la parte técnica, y otra cosa que en Sudamérica se busca más la parte técnica, el pasaje, y aquí se buscan, digamos, la velocidad y la parte, digamos, fuerte para jugar dentro de los jugadores. Son gente, digamos, en Europa, habíamos bastante, digamos, el equipo con fuerza, bastante bien, y digamos, es un excelente fútbol que está llegando en este momento a todo el mundo con la fuerza y basta ver, digamos, los países, digamos, africanos, europeos, americanos, como están jugando en Europa y no es ninguna diferencia tanto, digamos, como en Chile o en Sudamérica, como en Europa o en este momento en el África o en la China, en Japón, porque están llegando jugadores bastante fuertes. Bien, gracias de todo. Ahora